Mesi Bianchi, i nostri eroi che se ne vanno in giro in tuk-tuk sperando di non farsi del male. Ma adesso qui rispondi nel tuk-tuk. Cominciamo con il villaggio dei pescatori. Diventa cattivo. E qua nel villaggio i maialini, il nostro driver con i bambini simpatici che vengono. Vediamo qua Tommaso, la mamma, con queste belle casette. C'è il porcello. Torniamo in tuk-tuk dopo il viaggetto nel villaggio con scatti che giocano felici, bambini felici. Finita. Signore, sempre il Buddha di bambù. Bambini di un orfanotrofio. Sì ragazzi, qua è pieno di serpenti, vedete? A me non fa paura, per non succede niente. Sono pieni, lì. Perché guarda, si sta muovendo quello lì, guarda, sono alti, bassi, e c'è una merda. Ora vediamo questo altro. Ah, questi sono proprio qui. Andiamo a dare... No, non ci sono. Adesso da un presente. E questa è la distesa d'acqua che circonda questa piccola pagoda con dentro i serpenti. Veramente molto bella. La foresta dei Buddha.
con la Giovanna laggiù perché non può salire su questo stupa, le donne non possono salire, devo stabilire un po' di cose, eh. Qua sono miliardi di Buddha, là c'è la foresta che abbiamo visto prima, qui lo stupa, questo gradino non sono riuscito a farlo, e non ci sono i gradini, ci sono solo questi salti, e qui sto girando intorno a questo stupa, qualcuno batte le mani, un putin, e lì c'è l'altro stupa che non salirà. Là in fondo c'è un altro ancora, e il sole. E là c'è il sole che fra un po' tramonterà in un clima onestamente un po' smoggoso. Do, saluta noi uomini che possiamo salire. Ciao. Risaie al tramonto. Ed eccoci nell'ultimo tratto in tuk-tuk per arrivare all'imbarcadero che ci porterà a casa. O meglio, non l'imbarcadero ci porterà a casa, ma il traghetto che si trova all'imbarcadero. Quasi all'imbarcadero.